Allora, io direi di cominciare. Buongiorno, benvenute a tutti e a tutti. Questa è la sessione pre-congressuale del Congresso della Sessione Locale Certi Diritti. Questa sessione, come tutte le sessioni pre-congressuali, vengono dedicate a un tema specifico e lo abbiamo volutamente intitolato il tema alla riforma del diritto di famiglia. Poi sarò più specifico nella mia introduzione per dire in quale direzione ci stiamo muovendo, cosa è per noi la riforma del diritto di famiglia necessaria. Però innanzitutto voglio ringraziare le persone che sono intervenute, che intervengono a questo tavolo, partendo da Marita Cavallo, la dottoressa ex presidente del Tribunale di Giustizia di Roma, che per noi è un onore avere ospite e sentire la sua voce, visto che da presidente del Tribunale e il Tribunale di Giustizia di Roma è stato un esempio di come, consentitemi questa espressione un po' così non giuridica, non politica, fare slalom fra la normativa nazionale e i principi del nostro sistema dell'ordinamento e la realtà, perché hanno dovuto fare sentenze, secondo me, di grande forza e di grande intervento proprio sulla materia stessa. Lo dico subito, insieme a noi ci sono Marina Grassadonna e Angelo Spinaci, che fanno parte del Marlene è presidente nazionale e Angelo fa parte del gruppo dei consulenti legali, gruppo legale dell'Associazione Comune del Covaleno, con cui da tempo chiacchieriamo e lavoriamo anche insieme rispetto a questo tema, e poi la nostra amica Carlo, presidente dell'Associazione del Corruscio. Perché questo contesto e perché questo dibattito? Io cercherò di essere breve e probabilmente salterò dei passaggi. Ah no, prima ancora di cominciare il tema, voglio innanzitutto ringraziare i radicali italiani che ci ospita per questo congresso, per questo dibattito, e anche Radio Radicale che anche quest'anno, come tutti gli anni, non fa mancare il suo servizio pubblico di registrazione, di messa in onda di quello che noi diciamo. Dicevo, perché questo dibattito e perché questo confronto? Dico subito che il punto di partenza non è quello che noi vorremmo, quello che abbiamo scritto, cioè la riforma complessiva del diritto di famiglia, perché pure di questo si potrebbe parlare. Secondo me, secondo noi, il nostro ordinamento giuridico ha bisogno di norme di riforma da questo punto di vista, per essere pieno le modifiche che la società ha avuto, per tutta una serie di motivazioni. Il punto di partenza è un altro, ovvero sia l'approvazione della legge sui diritti civili e il, possiamo dirlo senza tema di smentito, la drammatica assenza in quella legge di alcuna protezione giuridica dei figli delle coppie dello stesso sesso, sia nel senso del riconoscimento dei diritti di questi bambini e delle bambine, sia nel riconoscimento dei doveri dei genitori, quelli naturali e quelli non naturali, nei confronti di questi bambini. Che poi questi doveri ci siano, vengono esplicitati, è un altro discorso, no? Perché la natura ci ha fatto un certo modo, però che lo Stato non veda questa mancanza o faccia finta di non vederla, perché c'è un po' diverso, no? Fa finta di non vedere, è secondo noi molto grave. Allora il punto di partenza è questo: nell'obiettivo che ci siamo dati, nel percorso che ci siamo dati di uguaglianza delle persone del stesso sesso di fronte alla legge, non soltanto dal punto di vista sostanziale, ma anche dal punto di vista formale, ma anche sostanziale, e per quanto riguarda le loro relazioni, questo è sicuramente un vulnus, ovvero sia c'è un buco nella nostra normativa, grande come una casa, relativo ai figli delle persone dello stesso sesso. E questo, per esempio, è un argomento, e qui vi do una prima anticipazione, che ci fa
pensare che per il futuro la strategia da adottare, sto cercando di filtrare le parole anche perché sono posizioni non assunte dalla situazione, siamo nella fase di capire qual è la via migliore, capire gli obiettivi sui quali concentrare le nostre forze, piccole tante che siano, ci stiamo confrontando, e questo è un momento di confronto anche da questo punto di vista, per capire cosa scegliere meglio per raggiungere l'obiettivo. E sempre l'obiettivo, lo ricordo, è quello della uguaglianza delle persone omosessuali tra persone di fronte alla legge, e formale e sostanziale. Dicevo, questo è uno degli argomenti per cui, per esempio, ci fa ritenere che nella nostra prossima strategia l'obiettivo del matrimonio egualitario, che sarebbe di fatto l'obiettivo più naturale, più condiviso anche da un certo punto di vista, è anche risolutivo di tutta una serie di problemi legati anche alla filiazione e al ruolo genitoriale, date le condizioni politiche che possono cambiare con le prossime elezioni, ma ad oggi noi ragioniamo sullo stato vigente, secondo me potrebbe passare in secondo piano rispetto a un obiettivo di maggiore rilievo, che è quello del riconoscimento della legalizzazione della filiazione all'interno delle coppie di persone dello stesso sesso. Perché al momento? Perché la legge sui diritti civili ha provocato un buco. Perché secondo me l'obiettivo del matrimonio egualitario, lo dico adesso ma spero di essere smentito dopo le elezioni, ma fino alle elezioni secondo me la situazione è questa: non ci sono le condizioni politiche per cui possiamo esercitare condizione, se io fossi inglese sarebbe il termine lobby, di lobby sana nei confronti delle forze politiche perché facciano, assumono quelle riforme necessarie per il nostro sistema. Io non le vedo queste condizioni, se voi le vedete contestate, dite pure cosa ne pensate da questo punto di vista. L'ipotesi su cui ci stiamo ragionando è quella di ricominciare con azioni di affermazione civile, cioè su causa pilota, relative a questo obiettivo, cioè relative a quella parte di buco del nostro sistema giuridico che ha a che fare con i figli delle persone del successo. E da questo punto di vista, a parte la contestazione della disparità di trattamento residuali che la legge sulle unioni civili dà tra coppie eterosessuali e coppie omosessuali, che però non rientra nell'ambito di questo dibattito, sul quale stiamo cercando di capire se e come fare cause, no? Perché per esempio una coppia eterosessuale è ancora soggetta ai tempi del divorzio, della separazione, delle unioni civili ridotte, è ancora soggetta al criterio, per quanto possa essere superato dalla giurisprudenza, modificato nell'immaginario collettivo, ma comunque l'obbligo della fedeltà per gli eterosessuali c'è e per gli omosessuali non c'è. Quindi dobbiamo anche capire questa differenza di trattamento, se è solo punitiva, perché se è solo punitiva dal punto di vista culturale dobbiamo sanzionare, cioè non è possibile accettare una cosa di questo genere perché deve essere punitiva nei confronti del proprio omosessuale. Però lasciando da parte questa linea di intervento, a mio avviso personale, non dell'associazione, rimangono due linee di intervento per costruire cause pilota. Una è aggredire la legge sulla fecondazione assistita, la legge 40, perché lì è macroscopica la discriminazione nei confronti delle persone omosessuali, perché è scritta in una legge dello Stato che alla fecondazione possono accedere solo le persone di sesso diverso. Quindi questo dal punto di vista del diritto comunitario, contestatemi se sbaglio, da un non giurista mi sembra evidente la discriminazione. Dobbiamo trovare la strada per trovare le coppie che vogliono intraprendere la strada della causa e sostenerla questa causa in tutte le sedi, sia in Cassazione, penso che per primo grado noi troviamo un giudice illuminato che riesce a vedere questa cosa, sia in Cassazione, ma non lo spero neanche sulla Cassazione italiana, che in Corte Costituzionale o in Corte di Giustizia. L'altra strada è la contestazione di un'altra previsione che è prevista nella legge sulle adozioni. Ovvero sia, come sapete, la legge sulle adozioni prevede che possa accedere all'adozione
Devo dire che la legge stessa, l'articolo 6, specifica che possono accedere soltanto le coppie di matrimonio perché è necessario il dato della stabilità della relazione per poter accedere alla pensione. La cosa è stata, a mio avviso, aggravata proprio dalla legge sulle unioni civili, perché siccome la legge sulle unioni civili prevede esplicitamente che la legge stessa, che è comunque la legge di cooperazione dei diritti, non si applica alle adozioni, quindi di fatto come ricaduta rafforza questo diciamo così, requisito della legge sulle adozioni da un punto di vista proprio di esclusione esplicita delle coppie provenienti da persone dello stesso sesso. Questa è l'interpretazione che dopo può essere contestata. L'azione, la causa pilota, le cause pilota che noi possiamo, secondo me, individuare in questa direzione avrebbe il vantaggio, cioè impugnando quella dichiarazione che i tribunali dei minori devono rilasciare nei casi di adozione internazionale di idoneità delle coppie, perché secondo me sul piano formale i tribunali dei minori non potrà non rilasciare un diniego di fronte alla coppia di persone sullo stesso che fanno richiesta per l'adozione internazionale. Perché questo non procede. Esatto. Ah, è questo è un limite. Questo è un limite, no? Noi confidiamo perché poteva non procedere anche nel caso della Convenzione Civile 1, quella che abbiamo fatto, che poi ha portato alla 83-38, non ricordo mai, alla sentenza della Corte Nazionale che ha sbloccato tutto l'iter per quanto riguarda le matrimonio comunitario. Però, facendo una serie di riflessioni, quella ci sembrava la strada più utile e meno dannosa, perché non prevede il coinvolgimento di bambini e di bambine. Prevede il coinvolgimento di coppie che dichiarano di essere pronte all'adozione internazionale, ma non ci sono i bambini coinvolti e le bambine coinvolte, perché ogni altra azione pilota che ha a che fare con la filiazione mette nel gioco, o diciamo così, introduce nel gioco anche i diritti di quel bambino, di quella bambina che sono nella coppia. In questo caso, di fronte a un diniego motivato del tribunale dei minori, si potrebbe intentare una causa. Oppure addirittura se lo stesso tribunale dei minori ravvede le motivazioni di incostituzionalità della legge sulle adozioni e ovviamente della legge sulle adozioni. Io sto dicendo una cosa che ovviamente presuppone una grande sensibilità e attenzione da parte del tribunale civile, ma guardate che la stessa situazione che abbiamo vissuto con la Convenzione sulle adozioni, quale identica, nessuno ci aveva garantito che i giudici e i tribunali avrebbero diciamo così impugnato la richiesta delle nostre coppie della pubblicazione della richiesta di matrimonio sulla base di una incostituzionalità della norma, perché non c'erano precedenti. Allora noi abbiamo tentato quella strada, che era la meno pericolosa dal punto di vista delle ricadute, e ci è andata bene, perché qualche giudice, non tutti, i giudici di Torino per esempio ricusarono le nostre cause, tra l'altro condannandoci al pagamento delle spese legali, quindi già allora pagavamo di tasca nostra questa strada, oltre che col lavoro, anche con i soldi. Quindi sono comunque la strada delle cause pilota, secondo me, è comunque una strada a rischio, è comunque una strada dispendiosa dal punto di vista delle risorse umane e delle risorse anche economiche, però a noi è sembrato che questo potesse essere un... Quindi, per riassumere, noi crediamo che solo l'affiliazione, per i motivi che ho citato prima, sia strategicamente quello che dobbiamo scegliere come futura battaglia, anche lasciando in disparte quello del matrimonio comunitario, perché sul piano della fattibilità, ripeto, non è una decisione assunta dall'associazione, che così evitiamo polemiche, è una tesi sulla quale vorremmo lavorare, vorremmo confrontarci. Secondo noi, secondo me, meglio ancora, secondo me, quello della filiazione è il tema più sensibile per tutti i motivi che ho detto prima, no? E all'interno delle azioni
possibili, quelle delle cause pilota, quella della causa pilota è sicuramente lo strumento che ci consente non di raggiungere l'obiettivo magari, ma sicuramente di pungolare e di motivare il Parlamento a legiferare in quella direzione. Certo, se il Parlamento decidesse di riformare il diritto di famiglia in tutte le altre cose di cui si sente bisogno, male non fa, male non ci farebbe, anzi, no? Ripeto, però noi partiamo dal nostro specifico e dai nostri interessi, diciamo così, associativi. Quindi, grazie per essere intervenuti, Filomena, se non intervieni subito così poi vai a parlare, oppure intervieni dopo, come vuoi. Ritenetevi, lo ripeto per l'ennesima volta, ritenetevi libere e liberi di dire esattamente quello che pensate, perché siamo in una fase di confronto libero su questa sua metodologia. Può anche darsi che dopo la fine di questo dibattito diciamo no, non vedo tutto, ricominciamo da capo e cerchiamo di capire la strategia possibile, perché l'associazione non ha adottato al suo interno una decisione specifica, no? Da questo punto di vista. Ultima battuta, consentitemi di farla. Io per anni ho lavorato a questa chimera delle alleanze di scopo, ovvero sia le diverse anime e associazioni del mondo LGBT devono trovare non una sede comune, l'associazione unica è sempre stata utopica, ma perlomeno la convergenza su un certo tema. Personalmente ritengo che il tempo sia finito. Io non ne posso più di sprecare le mie risorse, le mie energie, il tempo, mentale, tutto quello che volete, a rincorrere le varie opzioni, perché mettersi insieme anche soltanto dal punto di vista dell'obiettivo da raggiungere in questo paese, in questo momento, poi magari lo ripeto ancora una volta, fra 6 mesi sarà diverso, però oggi è impossibile. Quindi lavoriamo fra soggetti, fra partner che ritengono di essere in sintonia sullo stesso obiettivo. Arriverà un'alleanza sul tema della filiazione? Io spero di sì, ma non è che lavoriamo per l'alleanza, perché lavorando per l'alleanza nessuno lavora per la filiazione, per le leggi sulla filiazione. Cioè, non è che stiamo parlando di centinaia di migliaia di persone che lavorano su questo obiettivo politico. Tenendo conto, e poi veramente lo smetto, che da un punto di vista culturale in generale, io già le sento, già le sentite le voci che avete avuto le unioni civili, che cosa avete detto più? No, questo contesto nel quale ci muoviamo è un contesto particolarmente negativo da questo punto di vista, e sempre più lo diventerà dopo le elezioni, tranne che le elezioni vadano in un modo che oggi non possiamo anticipare. Quindi, questo tipo di analisi, questo tipo di affermazioni valgono per me, non per l'associazione, e valgono oggi, prontissimi a modificare sulla base della vostra posizione, della posizione di chi vorrà intervenire, e prontissimi a modificarle il giorno dopo le elezioni, perché i primi parlamentari fanno sì che una via sia più praticabile. Dopodiché non c'è nessun patrimonio che dobbiamo stabilire qua, non c'è nessuna unione. È un confronto aperto che cominciamo a fare con chi riteniamo su questo tema abbia più cose da dire. Noi ovviamente do la parola alla ex presidente, come si può chiamare? La dottoressa o professoressa? Già presidente. Io penso a questo, già l'avevo prospettato. Se una coppia omosessuale, due donne, lei torna dall'estero, in stato di gravidanza, partorisce. All'atto del parto l'altra si reca, come tutte le coppie etero, lui va al comune e chiede di riconoscere il figlio come figlio. Come figlio, perché oggi non c'è più differenza tra legittimo, naturale e adottivo, come figlio avranno impugnazione al TAR, credo, non so, prima al ministero, non lo so, impugnazione varie, ultima impugnazione, la CEDU e la Corte Europea dei diritti dell'uomo dirà che va. È molto più rapida questa. E tutti si dovranno adeguare.
Quindi lei prenderà perché quindi le sentenze che sono già state su questi casi, in questi casi. Ah, le sentenze che ora ci sono state, abbiamo aperto all'adozione in casi particolari, che è un'adozione anche questa con effetti molto particolari, cioè la bambina diventa figlia della compagna della madre, figlia del compagno del padre, ma non ha rapporti con la parentela del nuovo genitore, del genitore sociale, quindi non eredita dal nonno, dovrebbe. Invece, e anche qui si potrebbe chiedere a livello di modifica legislativa, questo si potrebbe fare, che quando, siccome nella nostra legislazione il ragazzino deve dare il consenso alla propria adozione quando ha 14 anni, allora si potrebbe prevedere, certo una cosa riparativa, però comunque qualcosa, che quando il figlio adottato in casi particolari, quindi anche il figlio della madre sociale, compagna della madre biologica, che l'ho adottato quando aveva 10 anni, molto dei bambini che ormai erano 10 anni, quindi tra poco ne avranno 14, questo bambino, questo come previsione generale, perché esiste nella nostra legislazione la norma che dice che a 14 anni si sta facendo un procedimento per accertare lo stato di abbandono di questo bambino, il bambino dice io voglio rimanere con i miei affidatari, voglio essere adottati da loro. Ed il nostro legislatore, se non ci sono altre motivazioni in senso contrario, accoglierà e dichiarerà l'adozione. Allora si potrebbe prevedere che il ragazzo, la bambina, il minore adottato con adozione in casi particolari, compiuti i 14 anni, possa chiedere di essere adottato con adozione piena, diciamo più legittimante. E in questo caso non ci sarebbero persone che direbbero no, l'assenso sarebbe dato ancora una volta. Questo andrebbe fatto per tutti i casi, perché noi dichiariamo l'adozione in casi particolari per persone singole, per persone coppie eterosessuali, in continuità. Quindi ci sarebbero tanti bambini che dichiarerebbero di voler essere adottati con l'adozione piena e andrebbero interrotti sotto il profilo legale, non sotto il profilo sostanziale, certo. Perché c'è un bambino che comunque mantiene rapporti con la sua mamma e vive con una coppia etero e diventa adottato con l'adozione piena, potrà veramente mantenere. Però diventa, questo è importante, entra nell'asse del genitore sociale, quindi questo è importante, perché il nonno non è nonno, insomma. Queste sono le mie due vie d'uscita. E quella dell'andare all'ufficiale di stato civile e dichiarare, io non vedo perché non è stato mai fatto, io l'avrei fatto per esempio. Perché è possibile, così ci sono pochi step che sono anche rapidi quelli là, come step. E quindi si va entro l'anno, vai alla Corte Europea, e lei invece sulle due strade che abbiamo indicato, cioè dell'impugnazione della legge 40 per quanto riguarda l'impossibilità. Sì, certo, quella si può, secondo lei la vedrebbe? Sì, sempre così, va la donna, dice io voglio che mi mettiate in condizione di fare il figlio con la mia compagna, e loro diranno stato di scritto, insomma, un atto formale a cui ci deve essere un no formale, e anche quello può essere poi un po' portato lì. L'impugnazione non vedo come potrebbe essere portata direttamente, non saprei dove, perché quello non è un atto giudiziario, potrebbe avere l'impugnazione di atto giudiziario, comunque è un atto, possiamo qualificare un atto amministrativo, potrebbe andare, non lo so neppure. Fare tutto il corso del no a questo atto e poi andare a cielo. Ormai la cielo è la valvola di apertura di tante porte. Con i costi e i tempi relativi dell'arrivo al cielo. No, questa è una ricaduta di cui noi dobbiamo tenere conto. Sì, però intanto se non si muove niente, certo. Avanti la cielo ci arriviamo. Invece l'ultimo parere che mi interessava, invece lei non vede la strada della eccezione di costituzionalità sulle leggi sulle adozioni per quanto riguarda le leggi internazionali? Dobbiamo avere il giudice che la solleva, un avvocato che lo pone, un avvocato che dice che la solleva.
qua non si può sapere niente da quando sono andato via, è un po' difficile, che, cioè potrebbe esserci, potrebbe anche essere quella una strada. Quindi secondo lei comunque passa attraverso l'individuazione di trovare i migliori freddi, mettiamolo così. Freddi, sì, insomma, abbastanza così, insomma, non saprei qual è questo momento, non saprei qual è questo. Neanche su Bologna? No, ma non la voglio fare. No, perché la scelta del tribunale non ce la siamo posta per tutti questi anni di cause di pilota, ovviamente, no? È una scelta che è una scelta di tipo strategico, no, è una scelta normale. Per tutte le cause che ho fatto parecchie due eccezioni di costituzionalità, una è andata male e una e quindi potrebbe anche tranquillamente farla, perché poi non è un impegno, è un'eccezione di costituzionalità, quindi ci aspettano tutti. Quindi diciamo la potrebbe fare anche un tribunale non friendly, perché nel momento in cui si fa l'eccezione vuol dire che non credi di poterti pronunciare, quindi rimane la Corte Costituzionale. Bisogna, secondo me, fare tutte le seguire tutte le possibili strade, non informarsi a lungo. Ecco, questa forse la. Fare tutte, qualcuna diciamo sbloccherà. Io penso che sì, farei così. Facciamo un primo giro, Angelo, no, io sicuramente intanto ringrazio Enzo e tutti quanti per l'invito, ma magari approfondiamo anche la riflessione dal punto di vista un po' più politico. Raccolgo le riflessioni che sono molto interessanti, raccolgo anche, diciamo, quello che ho detto prima, che ormai che forse in questo momento, e in questo ci trovi assolutamente d'accordo, non si è matrimonio l'obiettivo principale, perché bisogna essere realisti e dirci che la legge sui domicili ha lasciato fuori la parte più delicata, che è stata tutta quella dei diritti ai nostri figli, e quindi da lì che dobbiamo partire, se dobbiamo essere onesti con noi stessi e avere anche una certa coerenza in questo senso. Anche noi come famiglia Arcobaleno stiamo facendo una riflessione sulle eventuali cause di rotta da poter fare, sono riflessioni che ovviamente vanno fatte, però secondo me è fondamentale che ci si muova parallelamente sulle due azioni, cioè l'azione che può essere quella appunto degli anni di tribunale e le azioni politiche, perché altrimenti stiamo facendo assolutamente il gioco della politica. Cioè oggi noi ci ritroviamo, io avevo preparato tutto un intervento, non so, prendiamo un po' dopo. Ci ritroviamo con una classe politica che ha dimostrato di essere non all'altezza della situazione, e se noi come soluzione proviamo a concentrarci solo ed esclusivamente sulle cause di lotta da fare in tribunale, in qualche modo la stiamo dando vita, no? Alla politica, perché stiamo solamente ed esclusivamente puntando l'attenzione e focalizzando le nostre forze su quello, invece noi dobbiamo assolutamente lavorare parallelamente, continuando a chiedere alla politica di assumersi le responsabilità che deve assumersi. E non possiamo stare lì ad aspettare che ci siano le sentenze di stampella d'occio di cui adesso non vogliamo più sentire parlare, cioè questa fantomatica stampella che è passata come se fosse stata una richiesta delle nostre famiglie, è una delle cose che più ci fa rabbia. Io credo che in ogni paese civile che si rispetti la politica, quella con la P maiuscola, dovrebbe avere due funzioni. Una è quella di ascoltare le richieste e i bisogni dei cittadini e fare in modo di soddisfare quei bisogni garantendo a tutti i pari diritti e medesimi doveri. L'altra è quella che è un po' più distante da noi, è quella di mettere in campo delle azioni e delle iniziative che guardino al futuro e che facciano fare alla società che sono chiamate a governare passi in avanti dal punto di vista culturale e reale, non quello che si dice la politica che dovrebbe tracciare la strada per fare fare alla società dei passi in avanti. In Italia purtroppo la situazione è fin troppo evidente e ci restituisce un paese con una classe politica che non è né coraggiosa e neanche lungimirante. Una classe politica che non volge lo sguardo al futuro, ma che senza neanche riuscire a farlo neanche tanto bene, si limita a guardare il presente provando a dare delle risposte alle domande della città dei cittadini. E questo accade su vari temi, oggi qua mi ritrovo in una situazione a casa di amici, molto a casa, in cui parliamo la stessa lingua, quindi questo accade sui temi del lavoro, sui temi dell'economia, della cultura e ovviamente sul tema dei diritti.
la legge sui professori, la legge sul fine vita, sono gli ultimi esempi di un'azione politica miopa che continua su quella strada che è già stata tracciata dalla legge sulle unioni civili. Una legge che si è trasformata da un'occasione per far fare a questo paese un salto in avanti verso la civiltà, per far diventare un paese più moderno, si è invece trasformato in un provvedimento timido che è riuscito a dare, anzi no, che si è limitato a dare quelle risposte che l'Europa ci deve dare da tanto tempo. È un provvedimento che quindi ha lasciato fuori per opportunità politiche e giochi di potere, perché questo non lo dobbiamo dimenticare, perché i nostri figli sono stati stralciati, non è stato stralciato un articolo di legge, sono stati stralciati i bambini, perché in quel momento a livello politico era più utile, e erano i primi di pensare che i nostri figli siano stati utilizzati come merce di scambio, perché questo è quello che è successo, rispetto invece a tutte quelle che erano degli interessi politici e giochi di potere. Ad un certo punto abbiamo assistito nelle aule di Parlamento a delle situazioni che sembravano surreali, cioè politici che parlavano tra di loro di voti, di accordi, e noi che stavamo lì a dire: ma si rendono conto che stanno parlando di bambini in carne ed ossa? E questo credo che sia un punto importante che non dobbiamo assolutamente dimenticare. E poi la legge sulle unioni civili ha anche se ha dato, bisogna anche essere realisti, anche se ha dato comunque coraggio a molte coppie omosessuali di venire fuori, no? Di venire alla luce, di raccontarsi, una delle cose più importanti a livello culturale che è successa è stata quella che nei piccoli paesi, nei piccoli centri, le coppie omosessuali improvvisamente sono esistite, no? Si sono improvvisamente venute fuori, no? Come se prima non esistessero. In quelle zone invece finalmente con la legge sui unioni civili molte coppie omosessuali hanno avuto il coraggio di andare in municipio, al comune, a chiedere di unirsi totalmente. Ma questo, anche se da un lato appunto ha dato coraggio a molte coppie, dall'altro ha dato una nuova linfa e spinta a delle forze reazionarie e conservatrici che hanno messo in atto, e questo lo abbiamo visto, lo continuiamo a vedere, qualsiasi azione, sia politica che culturale, per raggiungere un obiettivo che per noi è ben preciso, che è quello di non fare fare a questo paese nessun passo in avanti, anzi, se è possibile anche un passettino più indietro. E c'è, secondo me, e questa cosa che noi ci dobbiamo dire, soprattutto tra di noi, c'è un disegno politico ben chiaro. La Liga si è precedentemente parlato di questa rinascita delle destre, delle compagini conservatrici in molti paesi d'Europa, non è una coincidenza rispetto a quello che sta succedendo con l'Italia. E i problemi che attaccano la comunità LGBT sono gli stessi che attaccano gli immigrati o qualsiasi altra minoranza che è discriminata. E questo ci deve far capire che l'azione di ognuno di noi diventa ancora più fondamentale e importante, perché la politica continua a non dimostrarsi all'altezza, lasciando sempre di più il futuro di questo paese lasciato al caso, o meglio, lasciando il futuro di questo paese nelle nostre mani, cioè nelle mani di cittadini e cittadine che hanno il coraggio di esprimere liberamente il proprio pensiero, e non solo di esprimerlo, ma anche la forza di vivere raccontandosi e rivendicando i propri diritti. Noi oggi abbiamo una responsabilità enorme, perché ci dobbiamo rendere conto che attraverso il racconto delle nostre vite e solamente attraverso la condivisione dei nostri desideri diventiamo reali, diventiamo cittadini reali di questo paese e ci poniamo sullo stesso piano degli altri. E questo passa anche attraverso una difficoltà, no? Della nostra comunità, perché per molto tempo lesbiche, gay, transessuali, bisex, ci è stato impedito di sognare in qualche modo, no? E questo ha incosciamente convinto molti di noi di non essere all'altezza, che fosse giusto o scontato stare su quel gradino un po' più basso, e fosse inevitabile dover sempre continuare a dimostrare di essere migliori degli altri per poter richiedere di avere gli stessi diritti. E l'esempio di questo meccanismo è stato assolutamente alla fine della legge sugli unioni civili, come molti della comunità LGBT abbiano gioito incondizionalmente su quella legge. E questa è una cosa gravissima, come dico, assumersi la responsabilità delle proprie azioni, perché non ci si è resi conto che in quel provvedimento in realtà siamo stati marcati come cittadini discriminati e di serie B. E quindi io continuo
la voglio proprio sottolineare questa cosa. Oggi io ho anche l'onore di rappresentare storie di gay e lesbiche che hanno deciso di diventare genitori in un paese che non ci consente di diventare genitori e che non ci riconosce come tali. E questo è il motivo per cui la nostra scelta assume una valenza importantissima, perché trasforma il legittimo desiderio umano in un atto politico. E di questo qua ovviamente parlo sicuramente in casa. E in quanto atto politico, la nostra vita porta in sé cinque cose fondamentali, secondo me. Il potere della testimonianza, la rivendicazione di un diritto, e di conseguenza la rabbia per non averlo ottenuto, è l'instancabile lotta per ottenerlo. E questo è ormai sotto gli occhi di tutti, come le storie di Eleonora Englaro, come le storie di Fabiano Antoniani, come le storie delle famiglie Arcobaleno che come atto politico non hanno fatto altro che raccontarsi durante il periodo della legge sulle unioni civili, che lo facciamo ormai da parecchi anni, e hanno dato, che sono stati anche, secondo me, siamo stati, questo secondo me tocca anche dirlo, fondamentali per la buona riuscita di quella legge, perché attraverso, utilizzando le nostre storie, si è riusciti ad ottenere un qualcosa di importante, lasciando fuori poi quella parte che era un po' scomoda. E quindi secondo me il futuro di questo paese può essere migliorato se ognuno di noi si assume la responsabilità delle proprie scelte, difendendole e condividendole. Questo è un processo importantissimo da fare, ma è anche un processo molto lungo. E noi di tempo non è che ne abbiamo tantissimo. E qui quello che dici tu è importante, anche fare quelle azioni che ci provano a provare ad ottenere qualcosa nel più breve tempo possibile, perché i bimbi più grandi, più antichi, più anziani, i primi bimbi delle famiglie Arcobaleno oggi sono maggiorenni, abbiamo festeggiato da poco i 18 anni. Gli altri si affacciano. Quindi l'azione che diceva la dottoressa Cavallo potrebbe essere già provata. Noi passare dallo stato di adozione per utili speciali alla adozione piena? No, perché anche lì, perché non è vero, perché bisogna anche sfatare questo mito per cui tutte le famiglie Arcobaleno camminano con la stepchild in tasca. Ah, okay. Allora, le famiglie Arcobaleno in associazione abbiamo circa 5.600 bambini, solo 10 sentenze passate in giudicato, appunto. Di queste 10 sentenze ci sono famiglie con due figli, altre con uno, più o meno una quindicina di bambini hanno la possibilità di dormire, come dico io, sereni di notte, e non hanno ancora 14 anni. Il più grande credo che ne abbia 9, insomma, più o meno, ma sono quelle l'età che mi hanno più o meno quella. Quindi, come dici tu, la riforma del diritto di famiglia è sicuramente un punto di partenza molto, molto importante, però la cosa fondamentale è dell'azione politica che noi rivendichiamo con molta forza, il concetto di responsabilità genitoriale. Questo mi ritrovi assolutamente assolutamente legata a te e concorde a te. E vogliamo non solo poter, cioè la prima cosa ovviamente è poter riconoscere i nostri figli alla nascita, quello che diceva la dottoressa Cavallo, perché oggi con la legge 40, per fortuna stravolta dalle sentenze dei tribunali, un uomo non legato biologicamente a quel bambino può giustamente assumersi la responsabilità genitoriale di quel bambino al momento in cui nasce, va, dice io sono il padre di questo bambino, anche se non è legato biologicamente a quel bambino, può assolutamente no, perché adesso la legge si adesso per anche la formazione del ruolo per l'Italia è fattibile. Ah, sì, 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 per cui sì, adesso c'è cioè, un'evidente discriminazione. Poi sicuramente il discorso sulla legge, quindi anche l'accesso alle tecniche di fecondazione assistita, questo è un altro punto su cui lavoro tantissimo, sia come PMA che come GPA, di questo potremmo prima meno, magari poi ne parleremo molto più approfonditamente. E anche una riforma che consenta poi sia ai singoli che ai propri omosessuali di poter adottare, però dando alla possibilità dell'adozione. E questo qua bisogna essere molto attenti, secondo me, no? Dobbiamo essere molto attenti che l'adozione debba essere vista come una scelta possibile, non come un percorso obbligato. Dobbiamo stare attentissimi perché invece molta della politica, molta della campagna politica ci vuole far passare il concetto che è sicuramente più accettabile da parte della società. Vabbè, diamo la possibilità agli omosessuali di adottare, perché comunque l'adozione si porta dietro un'azione sociale e quindi magari la gente accetta tra virgolette più di buon grado,
omosessuali possano diventare genitori. Questa è un'ulteriore discriminazione incredibile ed è un elemento pericolosissimo, perché se noi continuiamo a dire che la nostra lotta è solo ed esclusivamente quello che purtroppo continuo a sentire in molti tavoli, sia associativi che politici, bisogna lottare sul matrimonio egualitario, la legge sulle adozioni, allora non abbiamo capito nulla. Cioè, allora ci siamo assolutamente presi in giro. Perché se io lotto sul matrimonio egualitario non risolvo il problema dei bambini che esistono. Forse risolvo il problema dei bambini che domani nasceranno all'interno di una coppia che ha deciso di sposarsi. Ma qui dobbiamo andare oltre. Se vogliamo far fare al nostro paese un salto culturale, il rapporto tra genitore e figlio deve essere indipendente dal rapporto tra i genitori. Cioè io devo poter assumermi la responsabilità di questo bambino anche se domani mi separo dalla mia compagna o se decido di non unirmi, di non mettermi con la persona con cui sto facendo questo percorso di genitorialità. Quindi secondo me abbiamo davvero una responsabilità molto, molto, molto grande anche sul far passare queste piccole, che poi sempre una sottigliezza, ma in realtà dietro ci sta proprio un'impostazione culturale che ci può assolutamente ritornare indietro come un boomerang. E poi ovviamente la speciale per noi sono dei provvedimenti incompleti, sono dei provvedimenti che noi abbiamo ovviamente accolto con gioia, ma anche con rabbia, perché dover dimostrare agli assistenti sociali di essere madre di tuo figlio è qualcosa che io racconto l'esperienza personale. Quando sono venuti a casa mia gli assistenti sociali, siamo state per un'ora a spiegare che cosa stavamo chiedendo, perché loro non lo capivano, facevano non ho capito, ma adesso io quindi qui oggi cosa devo fare? Devo dimostrare che cosa? Una situazione di fatto che già esiste. Le cose italiane, no? Provare a trovare una soluzione utilizzando un articolo di legge che nasce per un'altra cosa, non nasce per le nostre famiglie. E gli assistenti sociali e tutto quello che ruota attorno al Tribunale dei Minori non è pronto ad affrontare anche questo tema, quindi ci chiedevano aiuto. Cioè la maggior parte del tempo si passava comodamente seduti sul divano a raccontare chi eravamo, a come funzionano le nostre famiglie. Io dobbiamo essere consapevoli che la strategia non è la soluzione, e anche il fatto che ci vogliono far credere, così come è stato detto, che dopo gli unioni civili sarebbe stato molto più facile ottenere le strategie. Io adesso chiedo ad Angelo, chiedo a voi che magari avete più attenzione sui numeri delle sentenze emesse, quante sentenze sono state emesse dopo la legge sugli unioni civili? Forse meno rispetto a quelle che sono state messe prima. Non c'è stata questa accelerazione che ci avevano in qualche modo, anzi, visto che l'attenzione delle forze conservatrici e reazionarie si è ovviamente focalizzata sul discorso dei bambini, molti giudici hanno avuto paura. Noi abbiamo citato che ci sono delle domande presentate da 2 anni a Milano, lo dico in maniera molto chiara, le nostre coppie che hanno fatto distanza di accesso della società non sono state neanche chiamate per dire ok, abbiamo ricevuto la domanda. E stavo parlando. Possiamo dirci, ma senza offendere nessuno, che il Tribunale dei Minori di Milano. No, possiamo dirci chiaramente che se non c'è una legislazione che chiaramente affronta questo tema, noi, famiglia Arcobaleno, dobbiamo sperare di vivere nella città giusta, ma non solo nella città giusta, ma nella città giusta in quel preciso momento, perché dopo che la dottoressa Cavalli è andata in pensione, il Tribunale dei Minori di Roma non è stata più emessa una sentenza, sono passati 2 anni. E ci sono bambini che andavano al nido oggi che stiamo iscrivendo alle medie, e questa è la situazione reale. Finché dobbiamo essere proprio chiari che il punto qua è dare diritti ai bambini, la stepchild è il diritto del bambino. Cioè io sfido chiunque a dire che non va bene che un genitore si assuma la responsabilità di crescere quel figlio dal momento in cui decide di averlo, non da quando nasce, dal momento in cui decide di averlo alla fine dei suoi giorni. Quella è una relazione che deve andare avanti indipendentemente da quello che può accadere all'interno del mondo. Come famiglia Arcobaleno stiamo studiando delle possibilità, ovviamente adesso approfondiremo anche queste vostre proposte che
molto, secondo me sono molto interessanti, però un'altra cosa su cui stiamo lavorando è quello proprio del riconoscimento alla nascita, adesso che sulla parola d'angelo che magari ci racconta molto attenzione. Grazie Marilena. Grazie per l'invito. Sì, le questioni che sono state sollevate sono tantissime. A me piacerebbe cominciare solo con un accenno generalissimo a quanto alla fine il tema dell'omogeneità rappresenti una sfida di un paradigma per la riforma dell'intero diritto di famiglia, no? Le cose che sono state già dette. Il fatto che l'omogeneità sfidi comunque in prima battuta sul piano dell'accesso alla genitorialità le pastoie e le strettoie della legge 40, le strettoie della legge sulle adozioni, per quello che riguarda il solo accesso alla genitorialità. Il fatto che sul profilo dello status del figlio, che invece è un profilo su cui secondo me focalizzarsi è fondamentale, perché anche nelle azioni di cui hai parlato tu, c'è un focus molto netto sul desiderio di chi accede alla genitorialità, no? Di chi vuole accedere alle tecniche della PMA, di chi vuole accedere alla versione articolo 6 della legge 184. Se ci focalizziamo sullo status del figlio, noi come gruppo legale di famiglia a Cotaleno abbiamo quella come emergenza, se ci si concentra sullo status del figlio, si scopre, secondo me, che nell'ordinamento si annidano tutta una serie di possibilità che meritano di essere approfondite e sfruttate. C'è il profilo che ricordava Marilena a livello generale di cornice, di quadro, c'è il profilo che ricordava Marilena, che è quello cioè della scissione dello status di figlio rispetto alla regolamentazione giuridica del rapporto di coppia fra i genitori, no? Quello è un qualche cosa su cui famiglia italiana già sta riflettendo da anni, sia in dottrina che in giurisprudenza. È un treno, per così dire, a cui ci si può attaccare, perché è un treno che sta già in corsa. La stessa cosa vale per un altro passaggio, diciamo, che sta caratterizzando nel modo di vedere il diritto di famiglia ormai quasi una ventina d'anni, cioè il passaggio dalla centralità della legittimità del figlio, no? Dal favo per la legittimità, che è stata superata nel 2012 dalla riforma della filiazione, il passaggio dal favo per la legittimità al favo per la verità genetico-biologica, cioè l'ancoraggio dello stato di figlio al legame biologico-genetico. Adesso però si sta affacciando nel diritto di famiglia con sempre più forza, secondo me, un nuovo favor, che è il favor per l'intenzione, è il favor per l'affetto, per la relazione di fatto e di affetto che lega quel minore a quel genitore, che può essere biologico come non biologico. Questo è un po' il quadro all'interno del quale, a mio modo di vedere, ci si può muovere. Ma continuando su alcuni dei temi che sono stati già sollevati, penso solo agli effetti dell'adozione in casi particolari, ex articolo 44, si è detto benissimo, ai sensi dell'articolo 55 della legge sulle adozioni, queste sono adozioni che instaurano il rapporto genitoriale a livello giuridico solo con l'adottante. Benissimo, però c'è in dottrina chi sta riflettendo già sul fatto che quell'articolo 55 della legge sulle adozioni è stato scritto ben prima della riforma della filiazione del 2012, che non fa più distinzione di status e non fa più distinzione fra gli status in funzione dell'instaurazione del rapporto di parentela. In altri termini, questo per esempio è stato già detto in sede di indagine conoscitiva sulla riforma della legge sulle adozioni davanti alla Commissione Giustizia della Camera, in altri termini c'è uno spazio per interpretare l'articolo 55 della legge sulle adozioni alla luce del nuovo articolo 74 del codice civile. C'è uno spazio, lo ha detto Bianca addirittura davanti alla Commissione Giustizia della Camera. È chiaro, c'è da argomentarlo, c'è da lottare davanti ai giudici. Ma cominciando dai tribunali per i fratelli, noi abbiamo già in qualche causa pendente di
adozione ex 44D come gruppo legale di famiglia del Popolo, alcuni di noi già hanno chiesto la dichiarazione di effetti pieni dell'adozione in casi particolari sulla base di questo nesso tra il 74 del codice civile e il 55 della legge sulle adozioni. Vediamo che cosa quanto agli effetti accade. Si applica la legge relativa ai minorenni. C'è questa frase, se c'è questa frase il giudice non lo può fare. L'ha detto Bianca, la solita di Bianca. Non si può fare, se no si sarebbe già fatto. Speriamo, io lo so che il contrargomento è molto forte. Devono eliminare quella espressione che esiste ancora nel codice, perché poi va bene, perché quella dei maggiorenni è fatto per diritto successore, è fatto tutto per altri motivi, questo invece è l'affettività, quindi c'è un abisso tra le due diciamo, storie adozionali, però c'è una frase che non la possiamo superare. Da avvocato io dico che si potrebbe interpretare con riferimento alle norme sull'adozione per i maggiorenni come limitato ormai solo alle adozioni in casi particolari fatte per i maggiorenni, cioè però ovviamente adesso poi andiamo su un piano molto tecnico e poi voglio dire questo argomento che la dottoressa Cavallo pone è molto forte, chiaramente se non lo si sarebbe già fatto è chiaro, però insomma è uno dei punti su cui si può a mio modo di vedere provare a lontanare, poi certo è chiaro che siamo sempre in un mare molto molto tempestoso perché qui la politica e il diritto è stato già detto prima di me stanno proprio a punti in questa vicenda qui. Continuo sempre sulla questione dello status del figlio, abbiamo anche a disposizione una giurisprudenza ormai molto interessante della prima sezione civile della Corte di Cassazione, per esempio sulla trascrizione degli atti di nascita formati all'estero con due genitori dello stesso sesso. Quella giurisprudenza enuncia, a mio modo di vedere, alcuni principi che ci possono aiutare molto proprio sul piano della rivendicazione della responsabilità genitoriale anche al di là del contesto adottivo, perché la Corte di Cassazione, insomma, lo dico in estrema sintesi e con imprecisione, però ci dice chiaramente che l'omogenitorialità non si può considerare più contraria all'ordine pubblico. Consolida quella giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione che già dal 2010 dice che l'orientamento sessuale del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale non è di per sé solo condizione ostativa alla valutazione dell'idoneità genitoriale, la 601 del 2013 della prima sezione civile della Corte di Cassazione, ma ancora la Corte di Cassazione con le sentenze del 2016 e del 2017 sulla trascrizione degli atti di nascita ci dice che la tecnica di il fatto che il minore sia nato a seguito del ricorso di una tecnica di procreazione medicalmente assistita non consentita dall'ordinamento italiano non è ostativo alla produzione di effetti di quel tipo di relazione figlio-genitore anche nel nostro ordinamento. Chiaramente la Cassazione lo dice con riferimento ad una fattispecie che è transnazionale, però è un principio che avvocatescamente si può utilizzare, no? Per cui è un principio che si può utilizzare. Il bambino deve avere la stessa identità del tipo portato, esatto. Deve portato, se cambia vari stati la sua identità è quella. Quindi, esatto. Se ci spostiamo in una fattispecie invece tutta interna, no? Siamo al figlio delle due donne che nasce qui, anche se il ricorso alla DNA è stato fatto all'estero. Il figlio nasce tendenzialmente qui, se la coppia vive qui, se la famiglia è stabilita qui. Allora lì chiaramente non puoi far valere quello strumento della trascrizione dell'atto di nascita straniero e si apre un'altra scena. Che è la scena, sempre parlando dal punto di vista dello status del figlio,
che è la scena degli articoli 8 e 9 della legge 40 che sono stati già richiamati. Allora, articolo 8 della legge 40, riformato anche a seguito della riforma della filiazione del 2012, dice una cosa molto chiara. Dice che il minore è nato a seguito del ricorso ad una tecnica di DNA qualsiasi, è allo stato di figlio nato nel matrimonio, se la coppia che ha ricevuto la DNA è sposata, o di figlio della coppia che ha fatto accesso alla tecnica di DNA. Questo fatto del doppio riferimento a figlio nato nel matrimonio e figlio della coppia è importante, secondo me, sotto almeno due profili. In primo luogo, perché rocambolescamente si potrebbe sostenere che il famoso comma 20 della legge sulle unioni civili, che dispone l'equivalenza a fini applicativi delle norme dettate per i coniugi e delle norme ai fini della disciplina del rapporto di unione civile, che si possa applicare anche alla legge 40, il comma 20, perché la legge 40 non è tra le norme escluse dall'applicazione del comma 20, no? Primo punto. Secondo punto, il fatto che l'articolo 8 della legge 40 parli sia del figlio della coppia uniti in matrimonio che del figlio della coppia semplicemente convivente apre una scena, secondo me, ancora più interessante, perché ci potrebbe essere, sempre a livello di costruzione di un argomento di difesa, ovviamente, si potrebbe dare adito al principio enunciato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nella sentenza X contro Austria. Qual è il principio enunciato nella X contro Austria? La X contro Austria, che è una sentenza relativa alla estensione dell'adozione del figlio del partner a coppie di conviventi omosessuali, dice però una cosa molto importante. Dice che quando la legislazione di uno Stato membro estende una soluzione normativa, un beneficio, in quel caso è appunto l'adozione del figlio del partner, anche ai conviventi, c'è un profilo di discriminazione possibile tra conviventi eterosessuali e conviventi omosessuali. Il caso austriaco era dato dal fatto che l'adozione del figlio del partner era prevista per le coppie conviventi di sesso differente, ma preclusa le coppie conviventi dello stesso sesso. La Corte Europea dei diritti dell'uomo dice sostanzialmente, la faccio semplice, finché siamo nella disciplina del matrimonio e degli effetti del matrimonio sullo status dei figli, gli stati mantengono una discrezionalità molto ampia. Quando dall'area del matrimonio, qui torna di nuovo quel discorso sulla scissione tra lo status del figlio e la cornice giuridica del rapporto tra i genitori, quando si esce dalla cornice del matrimonio e si entra nella regione della convivenza, lì lo scrutinio sulla ragionevolezza della discriminazione tra coppie conviventi eterosessuali e coppie conviventi omosessuali deve essere molto più stringente. Allora ecco un altro strumento su cui appoggiare una possibile battaglia per l'estensione dell'articolo 8 della legge 40 anche alle coppie omosessuali e ai loro figli. Poi c'è l'articolo 9 che ha richiamato la dottoressa Cavallo prima di me, cioè il divieto per il compagno della donna che si sia sottoposta con suo consenso alla pratica di DNA non omologa, il divieto di disconoscere quel figlio. Un congegno, tra l'altro, originariamente previsto nella legge 40 proprio per sanare, e questo lo dice molto chiaramente la Corte Costituzionale nella 162 del 14, uno strumento nato proprio per sanare le situazioni di ricorso alla DNA eterologa all'estero, quindi proprio in relazione a fattispecie non consentite dal nostro ordinamento. Dunque abbiamo degli strumenti per costruire, secondo me, per provare quantomeno a costruire un'azione attorno agli articoli 8 e 9 della legge 40. Chiaramente non me lo invento io, è stato detto già in dottrina, c'è un saggio molto bello di Marco Gattuso, un commentario di Giuffrè alla legge sulle unioni civili, in cui Marco spiega per filo e per segno come inquadrare questa fattispecie. Insomma, io adesso mi fermo perché ho parlato già molto, però era per dire, primo, mettiamoci anche dal punto di vista del figlio, perché è un punto di vista fecondo,
e guardiamo anche tra le pieghe dell'ordinamento quello che già abbiamo a disposizione. Grazie. Ti ringrazio Angelo. Prima di dare la parola a Filomena, volevo soltanto dire qualcosa, perché non sembri casuale la nostra scelta. Giustamente Angelo ha sottolineato la differenza fra le cause pilota che abbiamo sviluppato noi, che hanno a che fare con gli avvenimenti del desiderio delle coppie che hanno figlio. Va benissimo. Volevo spiegare perché non è stata una scelta casuale, non perché e le cause pilota invece che hanno ipotizzato, ecco, lui e Marilena, che partono invece dallo status del figlio, dei suoi diritti e dei doveri del diritto del figlio. La nostra scelta è stata una scelta consapevole, no? Nel senso che da primo punto di vista noi da sempre le cause pilota le facciamo solo, le abbiamo fatte solo con coppie vere, cioè con coppie che non vogliono, che chiedevano una cosa che poi, di cui poi avrebbero usufruito nel caso in cui l'avessero ottenuta, e mettevano in gioco se stessi. Quindi a noi, non essendo un'associazione che di famiglie arcobaleno, ci sembrava troppo dire mettiamo in gioco anche i bambini, perché è la vita di bambini e bambine, che sono sempre minori, non è che, no? Mentre invece se voi dite no, quella è una strada praticabile, perché non c'è nessuna violazione della privacy, dei loro diritti, del fatto che sono minori, quindi è... Allora sì, perché no? Cioè facciamo delle cause che... Sono sinergiche, però la scelta è stata voluta, nel senso che la nostra associazione lo ha sempre pensato, cioè bisogna mettersi la faccia in questo caso qua. Allora è chiaro che se tu metti la faccia di un bambino o di una bambina senza chiederglielo, solo i genitori lo possono fare, non so come dire. Sto estremizzando molto, ma per comprendere per quale motivo c'è nata questa idea. Dopodiché, è vero, possono essere assolutamente parallele, quindi, come vedete, si sta arricchendo ulteriormente. Filomena Gallo, che è molto conosciuta alla radicale. Allora, intanto grazie per avermi invitato a questo dibattito. Spero di non ripetere cose dette da Marilena, perché mi sono venuta a allontanare un attimo e quindi non ho seguito un pezzo del tuo intervento, scusatemi se ripeterò qualcosa. Ma io andrei oltre, io parlerei anche di ripercorrere strade che abbiamo già percorso su altre leggi. Di valutare la legge sulle unioni civili anche da un'altra ottica, pensando al fatto che possiamo chiedere, rivolgerci ai tribunali per sollevare un dubbio di legittimità incostituzionale proprio su quella legge. Partiamo da quella legge, una legge che fa un'equiparazione per quanto parliamo di regime patrimoniale, successione, non per quello che riguarda l'adozione. E lascia fuori la filiazione. Noi abbiamo un articolo della Carta Costituzionale, che è l'articolo 3, che parla di principio di uguaglianza, e c'è una palese discriminazione, senza poi entrare nel dettaglio degli altri riferimenti che possono venirci in aiuto tramite la Carta Costituzionale. Ma quella legge è una legge che, per fortuna, è stata emanata dall'alto, dopo 30 anni dal primo deposito. Considera le famiglie a metà, fa emergere chiaramente un retropensiero per le coppie che si uniscono in unione civile che non dovrebbero avere bambini, e impone necessariamente l'intervento dei magistrati quando ci sono bambini. Allora, noi, se nella nostra bella Italia abbiamo questa situazione paradossale, che c'è un legislatore che disconosce la Carta Costituzionale ogni volta che parliamo di libertà, di diritti fondamentali, dall'altro lato vediamo che la magistratura che interviene, e questa decisione, poi insomma la dottoressa Cavallo è stata estensore, è stata la persona che ha deciso, utilizzando uno strumento della legge sulle adozioni per garantire il bene di quel bambino, il bambino che è tutelato in tutte le leggi che noi troviamo. La legge 40, all'articolo 8,
18 va oltre quella riforma che c'è stata nel 2012, perché all'articolo 8, questa è una legge scritta nel 2004, equipara i figli nati tramite fecondazione assistita sia da coppie conviventi che da coppie sposate a figli legittimi, non fa differenza. Quindi fa un passo in più, una legge che conoscete la mia posizione su questa legge. E allora, vorrei dire la legge sulle unioni civili nei punti dove si insinua la possibilità di aggredirla e arrivare in Corte Costituzionale. Arrivare in Corte Costituzionale sulla legge sulle unioni civili, contemporaneamente sicuramente aggredire la legge 40, crea una discriminazione, ma diventa un'azione parziale perché è ricorso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita solo per le coppie dove i due partner sono donne, perché poi se sono due uomini noi non abbiamo una legge sulla gestazione per altri. La legge 40 di fatto la vieta solo se commercializzata, ma mancando una legge che la vada a disciplinare, nessun medico mai applicherà tecniche di fecondazione assistita con la gestazione per altri dove non c'è un corrispettivo economico, anche se poi anche il Tribunale di Roma nel 2001 l'autorizzò su base solidale, e parliamo in un periodo antecedente alla legge 40. Quindi la legge 40 potrebbe essere aggredita per due donne che vogliono accedere a questa tecnica, che si rivolgono a un medico e il medico dice: io so che c'è una legge sulle unioni civili, vi riconosco l'unione, ma la stessa legge parla di coppia stabilmente convivente, però dovreste essere di sesso diverso. Quindi, pur volendo rispondere al vostro desiderio di genitorialità, mi trovo costretto dalla legge 40 a non poter dare esito con l'accesso alle tecniche, a quel punto con il diniego, come abbiamo proceduto per le coppie che hanno fatto il corso contro il divieto della legge 40, in un tribunale con il beneficio del dubbio, perché noi con la legge 40 abbiamo visto 38 interventi dei tribunali, 4 della Corte Costituzionale, 2 della Corte Europea di Livorno, una positiva e l'altra invece negativa sul caso Carrino. È una strada però da percorrere. Nel contempo, ne parlavamo prima dell'inizio di questo incontro, c'è sicuramente la necessità di redigere un buon testo sulla gestazione per altri affinché sia disciplinata una fattispecie che vede l'intervento della tecnologia per cambiare quelle che era. Noi abbiamo visto nel tempo che sono cambiati grazie alla scienza, diritto alla scienza, poi vede dall'altro lato il diritto dei cittadini di usufruire dei benefici della scienza. Una volta c'era un unico modo di concepire, la fecondazione assistita ha cambiato tutto ciò. Abbiamo nel codice civile delle norme anacronistiche dove ancora c'è il riconoscimento di paternità legato a quei 300 giorni, ma c'è la conservazione dei gameti, dell'embrione, quindi il nostro codice è fermo nel tempo, e il rapporto con la cura, il rapporto sul fine vita. Allora, la tecnologia che entra a beneficio della persona che sceglie, e la nostra carta costituzionale tutela della scelta, la libertà sono inviolabili. Allora, penso che margine di intervento ve ne sia anche oltre l'immaginabile, anche perché il caso della coppia che fa fecondazione assistita all'estero e torna in Italia, e una dei due partner partorisce, l'altra, come diceva la dottoressa Cavallo, va a riconoscere quel bambino, è un caso da prendere in considerazione, perché lì c'è un diniego dell'ufficiale di stato civile, andiamo a finire in tribunale, i tempi sono anche più veloci. Allora, se noi da un lato riconosciamo delle tutele, il nostro legislatore
purtroppo, come abbiamo fatto su tanti temi, dovrà essere costretto tramite l'intervento o dei giudici delle leggi o dei tribunali a riconoscerle come legge delle tutele. E poi di fatto noi abbiamo visto che c'è un intervento della Corte Europea dei diritti dell'uomo in applicazione della Carta Europea dei diritti dell'uomo, che dovrebbe essere fonte principale del nostro ordinamento. Siamo, cioè, ratifichiamo i trattati, le carte fondamentali, e poi, nonostante ci sia quel margine di apprezzamento per ogni Stato, però sui diritti fondamentali facciamo un passo indietro. Allora, il processo di armonizzazione di quello che è il diritto di famiglia non può arrestarsi, perché nel momento in cui si spostano persone, famiglie da un paese all'altro, le norme non dovrebbero essere così distanti. Ma nel momento in cui noi abbiamo sottoscritto trattati e convenzioni fondamentali, la Corte Europea dei diritti dell'uomo viene a richiamare l'Italia. È vero, siamo il paese più condannato dopo la Turchia, siamo il paese che non esegue le decisioni, tant'è vero che, faccio un esempio a caso, Costa Pavanna, la Corte Europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia sulla legge Pavanna per violazione dell'articolo 8. Cosa succede il giorno dopo? Avete visto una modifica della legge 40 tramite il Parlamento? No, Costa Pavanna è dovuta ritornare nei tribunali, tribunali di Roma, per ottenere l'esecuzione di quella decisione e accedere alla fecondazione assistita. Altre due coppie si sono rivolte ai tribunali e abbiamo ottenuto il dubbio di legittimità costituzionale in forza anche di quella sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Nel 2015 la Corte cancella il divieto, ma va oltre, perché quella è una sentenza di costituzionalità che è anche additiva. Non dice il divieto non esiste più, il divieto non esiste per le coppie portatrici di patologie genetiche fertili che possono incorrere nella possibilità di ricorrere a un'interruzione di gravidanza e quindi hanno i requisiti di cui all'articolo 9 della 194. Perché la Corte fa questo ragionamento? Restringe molto. Dice, io non posso decidere quali sono le malattie per cui è diagnosticabile e si può ricorrere alla fecondazione assistita, ma nemmeno il legislatore lo può fare, perché la scienza va avanti. Oggi ci sono malattie che saranno riconosciute domani, noi non lo sappiamo, allora restringo. E che cosa abbiamo dall'altro lato? Dall'altro lato abbiamo un ministro della salute con i suoi consiglieri che ci vengono a dire che nei LEA la diagnosi preimpianto non entra perché nel nostro paese non è legale, ci vuole una legge che identifichi quali sono le malattie diagnosticabili. Poi intervengono altri tribunali e dicono no, non è così, la Corte Costituzionale è stata ben chiara. Allora, senza farla lunga, le possibilità di intervenire su questa esclusione immotivata per ciò che riguarda la parte filiazione, famiglie incomplete che non possono avere figli. Sì, utilizziamo la legge sulle adozioni, casi speciali, però io adotto un bambino, lei adotta l'altro bambino, questi due bambini non sono fratelli. Cioè, ci sono delle palesi discriminazioni. Percorriamo tutte le strade possibili con le persone che chiedono affermazione dei diritti, come abbiamo fatto sulla legge 40, su altre leggi, come avete fatto per arrivare ad una legge sulle unioni civili, perché se non fosse stata per la Corte Costituzionale, per la Corte Europea dei diritti dell'uomo, cioè, saremmo ancora la prossima legislatura. Ma percorriamo queste strade, perché poi i tempi dei tribunali non sono brevi, con tutti i carichi che hanno, d'altronde hanno anche il compito di intervenire quando c'è l'inerzia del legislatore che decide di non scegliere. Noi viviamo in un paese dove la società è più avanti del legislatore, ed è quella società che ha detto no alla legge 40 e ad altre leggi e hanno ottenuto le pronunce dei giudici delle leggi, giudici della Corte Costituzionale. Poi certo, noi nella prossima legislatura
ma già adesso dove ci si prepara elezioni possiamo chiedere che nelle agende politiche ci siano queste tematiche. Lo faremo sicuramente, però intanto lavoriamo per ottenere concretamente, per l'altro, tramite un'altra via, riconoscimento di libertà e diritti. Bene, grazie. Io farei un secondo giro e magari mi chiede al 18:26, quindi c'è ancora mezz'ora di tempo, se volete aggiungere o fare dei rilievi o fare delle proposte, sono 2 minuti. Vorrei però sottolineare due passaggi che Filomena ha fatto e che ha lasciato cadere così, che in realtà secondo me sono molto importanti, uno dal punto di vista politico e l'altro dal punto di vista organizzativo. Dal punto di vista politico lei ha detto: non abbiate paura di lavorare per chiedere l'incostituzionalità della legge civile. Questo da un punto di vista politico fa un valore, cioè, non è una novità così. No? Noi tutti l'abbiamo sempre sostenuto, che c'è una palese, discriminazione, anche soltanto nella legge stessa che istituisce un istituto di serie B rispetto al matrimonio. Quindi non è una cosa che giuridicamente, culturalmente o politicamente sia così lontana da noi. Politicamente deve essere sostenuta, perché in questo paese oggi parlare male della legge civica siamo noi insieme a Giovanardi. Non so se ho capito bene, è chiaro che non è così, no? È chiaro che non è questa la posizione e noi dovremmo spiegarla perché. Di un'incostituzionalità, sì, che non cancelli la legge, certo. Ma che prevede una sentenza additiva, sì, che ripristini giuste tutele e riconoscimento di un principio di uguaglianza. Infatti io sono perfettamente d'accordo e non mi preoccupo di questo, mi preoccupo dell'atteggiamento che noi avremo dagli amici cosiddetti, no? Che contesteranno questa scelta. Del resto, lavorare per la incostituzionalità di quell'articolo della legge sulle elezioni è di fatto lavorare sulla incostituzionalità della legge sulle elezioni. Di fatto lo è, perché c'è una corrispondenza. L'altra cosa, secondo me, organizzativa di grande peso per noi è le coppie. Le coppie che scelgono questa strada. Allora, se noi non avessimo avuto le coppie che sono andate in tribunale e hanno fatto causa e hanno pagato dei soldi per fare questa causa, per avere la sentenza che ha avuto dalla Corte Costituzionale, tutto questo sarebbe stato fermo. Perché io non sono in coppia, se io fossi in coppia disponibile a fare la causa, se io fossi in una coppia disponibile a fare la causa, la farei, ma... Quindi vuol dire che questo lavoro, che sembra così, poi bisogna trovare le coppie, in realtà è il centro delle nostre agire, soprattutto come associazioni politiche. Poi i magistrati cosa c'entrano? Noi invece sì. Allora bisogna affiancarle le coppie, bisogna motivarle, bisogna cercarle in modo corretto. Ecco perché questo lavoro dello screening, del profilo della coppia che può fare una causa piuttosto che un'altra, perché non tutte possono accedere a tutte le cause possibili e immaginabili, posto che ci sia una platea di coppie disponibili a fare causa. Io però tutti questi numeri non li vedo, francamente. Poi magari sbaglio, poi magari non abbiamo fatto le azioni sufficienti per farlo, però in realtà questo è un obiettivo che una sessione politica deve porsi: come trovare le coppie e come sostenerle e motivarle in questo percorso. Ecco perché ci siamo inventati il fondo, perché anche il problema economico può diventare un problema, perché ricorrere agli avvocati può costare. Non parlo di avvocati che si occupano del merito, dei presenti non hanno mai preso una lira dalle cause che hanno seguito, ma parlo delle spese, parlo di tutti gli altri, parlo per esempio delle richieste di idoneità che bisogna fare al Tribunale dei Minori, un minimo di quanto sarà, immagino, no? Appunto, quindi allora perché è un'ulteriore richiesta le coppie che facciamo, non soltanto di metterci la loro vita in conto, ma anche di metterci i loro soldi su questa cosa qua. E non è, sembra una cosa facile, non è una cosa facile per un'associazione. Poi se vogliamo riempirci la bocca di bisognerebbe fare, sì, vabbè, bisognerebbe fare, ma se vogliamo fare, dobbiamo occuparci di questo. Prima dell'ultimissimo giro di tavolo nostro, ci sono cose, domande, riflessioni. Io ho una domanda.
Vieni a parlare con il microfono perché sennò poi non c'è la legislazione praticale. Santa la testa. Ah no, siamo atei, non si deve essere. Ah, ecco, giusto. Ciao a tutti, Rocco Umberato, volevo chiedervi, sono un neofito da 40 minuti della materia, quindi perdonerete la domanda in prove che vengono fatte. Rispetto allo stato di figlio, non ci sono problemi, se ho ben capito, dalle sentenze che ci sono state in questi anni, se ovviamente la nazionalità del figlio è quella francese, come è capitato per, se non sbaglio. Comunque diciamo che è più semplice laddove il figlio sia nato in uno stato che consente diciamo, la genitorialità di coppie omosessuali, no? Ci troviamo invece in grossa difficoltà, ed è questa la questione relativa all'adozione legittimante, che ho scoperto prima di chiamarsi così, o comunque di questa adozione a metà, sicuramente importante, ma comunque non piena, per le coppie italiane. Ora, mentre vi ascoltavo, mi veniva in mente la coppia che ha nazionalità francese, ho detto, rispetto alla Corte di Appello di Napoli, ma una delle due è nazionalità italiana. L'ex presidente di famiglia Ora, questa circostanza consente ovviamente un riconoscimento della coppia rispetto alla legge francese, essendo la cittadinanza quella francese, rispetto. Mettiamo che, essendo una delle due cittadine anche italiana, non solo francese, il loro secondo figlio dovesse nascere invece in Italia. Okay? E quindi la legge nazionale del figlio sarebbe quella italiana. E al massimo avrebbe, nel riconoscimento di quest'altro figlio, l'adozione legittimante, giusto? No, la legittimante potrebbe avere l'adozione del figlio del partner in casi particolari. In casi particolari, scusate, che non ha effetti pieni. Oh, sì, scusate, ho confuso le due, sono neofita. Oh, allora, a questo punto ci troveremo di fronte a due figli che, diciamo, degli stessi genitori, che avranno due diritti diversi. Perché uno riconosciuto dalla legge nazionale, il primo francese, e il secondo della legge nazionale italiana. Ci troveremo di fronte a uno stato di figlio che avrà necessariamente una diseguaglianza sostanziale, formale. Quindi, nell'immaginare le ipotesi che sono d'accordo con l'avvocato che diceva la legge sulla filiazione ha un po' scardinato, ma anche se ci sono altri elementi che possono non andare in questo senso, credo che ecco, la situazione che si verrebbe a creare in questa ipotesi di due figli degli stessi genitori ma nati in due luoghi diversi, ci sono in Italia quel caso di due, ecco, la fine della questione è che verrebbe fuori una diversa situazione dello stato di figlio, nonostante la filiazione che, come diceva Filomena, l'articolo 3 della Costituzione, debbano garantire lo stato di uguaglianza di qualsiasi figlio nato in una coppia. Quindi era questa, cioè la differenza, e questo a livello europeo può portare, secondo me, a un problema. È il primo caso di stato di figlio della nazionalità italiana che invece per uno stato di uguaglianza dei due debba per forza di cose diciamo avere un riconoscimento in più e quindi creare quello che dicevamo. Anzi, potrebbe essere un caso anche dove il medio interno è completamente efficace e quindi si potrebbe anche ipotizzare il ricorso diretto saltando le fasi interne, perché non c'è un livello interno, non è efficace, il giudice su che cosa deve andare a decidere, la legge quella è, anche senza aspettare quel diniego, sempre per il bene del minore che ha tutele diverse. Insomma, di fattispecie sono tante. Si può cercare di un gruppo di studio.
postare varie situazioni, scusami, per tolto il microfono. Effettivamente noi sulla legge 40 come avvocati non abbiamo mai chiesto una parcella nemmeno per arrivare alle riunioni civili, però ci sono delle spese vive in cui certo non ci possiamo toccare, che sono dall'iscrizione al ruolo, alle copie, alle notifiche, in quel caso non superavano 200-400 euro, non ricordo, però sarebbe utile avere un gruppo di avvocati che inizialmente danno disponibilità pro bono ad assistere le coppie e poi questo gruppo che possa essere ramificato sul territorio, perché poi è un'altra spesa da Roma andare a Trieste a fare udienza, ecco, quindi avere anche colleghi sul territorio. Io, se siete d'accordo, raccoglierei ancora un due interventi se ci sono. Una suggestione, una cosa che mi viene in mente per l'intervento che è stato fatto, cioè attenzione a dire che se il bambino è nato all'estero allora si ottiene la trascrizione così, come per un bicchiere d'acqua. A Perugia abbiamo una causa in piedi, non noi, una causa in piedi perché il comune si è rifiutato di trascrivere l'atto di nascita di un bambino nato in Spagna, lo ha rifiutato non solo la trascrizione sulla mamma di non di parto, diciamo, ma anche ha negato il comune anche la trascrizione in relazione alla mamma che lo ha partorito. Sì, questo bambino è privo di status. Non ha genitore, non ha genitore. C'è una causa in piedi. Su questo punto della trascrizione degli atti di nascita, segnalo a livello più politico che non giudiziario una possibilità su cui forse ancora in quest'ultima finestra di legislatura si può ragionare a livello quantomeno di rivendicazione. Già nel mese di luglio è stata depositata dai senatori del giudice Cirinna una interrogazione parlamentare al ministro dell'interno per ottenere una circolare che alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione chiarisca agli ufficiali di Stato civile che possono trascrivere gli atti di nascita esteri con due mamme e due padri perché non c'è nessun profilo di contrarietà al documento pubblico. Ecco, questo non è un'azione giudiziaria, è una rivendicazione politica. È chiaro che se arrivasse un atto amministrativo di questo genere, una circolare, la vita sarebbe per queste cose sarebbe molto più semplice. Ma se non sbaglio il ministro ha già risposto, che ha detto bene. Di fatto esiste una circolare del ministro di concerto con il ministro degli esteri, che impone una segnalazione per quello che avviene all'estero, al rientro, cioè tutti coloro che rientrano, sì, è precedente, con un certificato di nascita legalizzato in Italia, nel momento in cui vanno a fare la trascrizione, parliamo di certificato legalizzato, quindi apostillato, vanno a fare la trascrizione nel proprio comune di residenza, parte la comunicazione direttamente alla Procura della Repubblica. Questa è una circolare. Non ricordo di quale anno, ancora in vigore, e quindi dovrebbe essere annullata quella circolare e riformata. Allora, posso capire che si vuole evitare la tratta dei neonati, tutti la vogliamo evitare, però quando c'è un certificato apostillato, legalizzato, dove è intervenuto anche il consolato, l'ambasciata, ci sono stati tutti i passaggi, mettere sotto inchiesta quelle coppie che sono andate a fare ormai la gestazione per altri in paesi dove è normata, consentita in modo legale, noi abbiamo visto che la maggior parte dei procedimenti poi sono stati archiviati, quindi non sono andati oltre, però quella circolare è di una gravità assoluta. Bisognerebbe trovare un'altra modalità per prevenire la tratta dei neonati, ma non certo mettere sotto inchiesta tutti, ecco. Vai Gabriella, poi ci avviamo a conclusione. Una cosa velocissima,
Allora, noi quest'anno avevamo ottenuto, quest'anno avevamo ottenuto una sentenza favorevole perché una coppia aveva adottato due gemelle, una coppia italo-americana, vivono a New York. Abbiamo avuto una sentenza favorevole, nonostante questo il Comune di Firenze non ha ancora descritto. Per cui, ecco, questa è una cosa gravissima, poi le difficoltà non finiscono nel momento in cui poi si arriva ad una sentenza. Invece Sarebbe l'intervento che si può muovere. Sì, no, ma infatti, ma poi la difficoltà che noi abbiamo è che abbiamo queste due persone che sono residenti. E tra l'altro è stata una precisa scelta strategica fatta da noi di andare senza l'ausilio di un avvocato, è stata una cosa molto perché abbiamo proprio cercato di dare un valore estremo a queste due persone e che chiaramente avevano superato tutte le prove previste negli Stati Uniti prima di concedere la possibilità di adottare, che tra l'altro sono anche delle norme piuttosto rigide di valutazione della famiglia. Invece l'altra cosa che mi premeva sottolineare, perché è interessante questo discorso che noi stiamo tentando di fare sull'adozione, è proprio il fatto che rimane escluso il discorso dei figli direttamente. Allora, in alcuni casi è chiaro che non c'è strumentalizzazione, figuriamoci, no? Però è importante non affrontare i problemi nel momento in cui già ci sono. Questo discorso di richiesta di dare la disponibilità a delle adozioni internazionali è una situazione che non è così urgente, non c'è il bambino che ha dei problemi, che si ritrova discriminato nella sua vita, per cui secondo me è interessante per questo, perché porta a evidenziare anche e soprattutto il fatto che le persone, gli adulti, siano assolutamente, cioè si può vincere una causa in nome del bene supremo del diritto del minore, e mi sta bene. Invece in questo modo noi sottolineiamo il diritto delle persone di essere giudicate e valutate nello stesso modo. Allora, esistono una serie di criteri per cui vengono valutate le coppie, questi criteri, fino a prova del contrario, devono valere per tutti. Oppure vengano portati dei dati una volta e non solo delle indicazioni così a livello ideologico, che dimostrino che le coppie che hanno figli ora trattano male, hanno problemi, creano problemi di crescita ai bambini. Perché noi spesso ragioniamo in base ai politici soprattutto a delle convinzioni che non sono supportate da nessun tipo di studio, e magari iniziamo anche a raccogliere dei dati. Noi tra l'altro avevamo seguito un'altra coppia quest'anno fa, era una coppia italo-spagnola, dove addirittura il bambino nato aveva un legame anche genetico con la seconda mamma, perché erano stati utilizzati i gameti. Allora, creare l'embrione che poi è stato impiantato. Ecco, allora, esistono tantissime possibilità che anche la scienza mette a disposizione. Io credo che sia questo un modo per continuare ad andare verso quello che è l'obiettivo nostro, che è comunque quello del matrimonio egualitario, perché non è che rimane fuori. Tra l'altro noi abbiamo proprio proposto questo discorso del diritto di famiglia come riforma complessiva, perché poi a un certo punto ci si troverà di fronte a due istituti che saranno fondamentalmente uguali e che però hanno due nomi diversi, e anche l'esclusione per esempio dalle unioni civili delle coppie di genere diverso non è giustificata se non da una scelta politica. Poi, e l'ultimissima cosa, e chiudo,
io sono e noi siamo assolutamente disponibili con tutti a lavorare su questi temi. Occorrono persone, perché noi ci stiamo riflettendo, però per esempio i contributi che sono venuti oggi sono fondamentali, proprio perché sono sempre cause pilote, quindi è un mondo da scoprire insieme, affrontando e avendo comunque delle competenze che sono estremamente importanti. Per cui ringrazio davvero voi che siete venuti e da domani siamo disponibili a lavorare. Sono sempre molto pragmatica e molto pratica. Grazie. Rosario. Allora, le mie sono più che altro suggestioni, non essendo un giurista, non mi metto in me. Però suggestioni, perché mentre si parlava io pensavo al contesto, alla realtà in cui stiamo, no? Nel senso che poi alla fine è vero che la storia di questo paese, che lo dice che si è sposato all'estero, che poco fa ha fatto la trascrizione in Italia e tuttora sta spendendo, perché quella cancellazione di Marino a noi non ci ha dato giù, quindi stiamo andando avanti, no? Come dire, perché è giusto che poi il riconoscimento di quell'atto che fece Marino, come dire, è stato un atto altamente significativo, perché non c'eravamo solo, diciamo così, le coppie senza figli, c'erano le coppie con figli. E quella giornata è stata una giornata politica, voglio dire, non solo dall'aspetto della trascrizione, no, molto significativa. Dopodiché, sicuramente, mentre voi parlavate, io pensavo alla famosa manifestazione, quella con la sveglia Italia, no? 100 piazze. 100 piazze, e poi pensavo alle bottiglie di champagne, non so se qualcuno c'era, aperte a Fontana Trevi. Ma insomma, io faccio questo tipo di suggestione, perché poi in realtà è come se questo paese, quando poi si ottiene qualcosa, sembra che, siccome tu puoi mangiare il vino contorno, frutta e caffè dolce, però siccome c'è fame e ti danno quel pane, tu dici che il pane è come se avessi mangiato, no? Come dire, tutto il pranzo, ma in realtà ti hanno dato solo pane e anche vino. Io credo che la Cirinna abbia avuto sicuramente una funzione importante, di aver messo in evidenza sicuramente, come dire, una realtà che esiste. Coppie che vivono insieme da tanti anni hanno fatto l'unione civile, però non è l'uguaglianza e non è il matrimonio. E questo, come dire, forse anche dentro la nostra comunità, parliamo, diciamo così, e dentro le nostre generazioni non si è assorbito bene questo concetto, no? Questo concetto che noi non ci siamo sposati, ci siamo uniti civilmente. Dico questo perché, come dire, io credo che la comunità, soprattutto, che dovrebbe spingere anche quello che in qualche modo si fanno con le azioni di volta, poi è ritardo, è culturalmente ritardo, è profondamente in ritardo. Tanto è in ritardo che io 2 anni fa pensavo che, tanto è in ritardo che mi ha lasciato perplesso, perché per esempio sulla gestazione per altri la stessa comunità la vede in modo diverso. Noi quindi in qualche modo siamo, e lo voglio dire con franchezza, coloro che frenano anche, voglio dire, degli sviluppi e in qualche modo delle possibilità di creare quel Sveglia Italia, no? Quel Sveglia Italia è stato anche un momento importante comunitario. Noi invece, come dire, non so per quale motivo abbiamo deciso che il pane è sufficiente. Le azioni pilota vanno bene, ma se non abbiamo questo, come dire, il pericolo diventa duplice. Il primo, perché noi ci troviamo in un paese che è cambiato in 3 anni, non è lo stesso paese che Sveglia Italia. Questo dobbiamo averci molto chiaro. La questione di Ostia con Casa Pound,
non è un elemento di poco conto, è la punta di un iceberg di un paese che si sta muovendo con una certa linea e con una certa, un certo pensiero a destra. Non è cose su cui noi possiamo far finta che non vediamo. Quindi io su questo devo dire che bisogna fare un'attenzione molto forte. I 60.000 in avversario non ci fossero, sì. Voglio dire, a me mi hanno fatto a capo la pelle, perché sono 60.000 a Varsavia, in Polonia, dove c'era un certo Gian Paolo II, non ho fatto quel Papa. Cioè, come dire, ci sono degli elementi, no? No, però io dico questo perché l'aspetto giuridico, scusate, e mi chiudo, è un aspetto che mi interessa perché lo pratico. Però credo che noi dobbiamo anche avere il coraggio poi di denunciare le nostre mancanze. No? Le nostre mancanze come tipo di movimento. L'altra cosa che volevo chiudere con molta. Quando Marina ha parlato degli assistenti sociali, io ho fatto lezione all'università di assistenti sociali, a quelli che dovrebbero essere il futuro, no? Ed è stato tremendo, perché la platea che avevo era gente che era di sotto di 25 anni. La prima domanda che mi è stata fatta è che io non sembravo un omosessuale. Quindi voi capite che se io non sembro un omosessuale, bella partenza. Mi domanda, è una bella partenza, ma se questa è la partenza, mi domando l'arrivo nelle case delle coppie omosessuali o solamente nelle case delle coppie normali, richiamiamole così tra virgolette, o nei processi di adozione, dove mi sembra che loro abbiano, come dire, un ruolo ben preciso, perché devono in un modo relazionare. Allora, io volevo soltanto, e qui chiudo, come dire, esprimere le suggestioni di questo incontro che mi ha anche illuminato su alcune cose importanti, però credo che io non so qual è la ricetta in questo momento, so che sono molto spaventato per quello che sta accadendo. E forse è il caso di, come dire, di ragionare su questo, perché come dire, io posso fare l'azione pilota, ma un domani non è detto che quello che oggi mi rimane, e questo è, come dire, un elemento sul quale fare una rapida e veloce riflessione. Scusate. Vai, Claudio. Dopo Claudio possiamo chiudere, sì? Facciamo un rapido giro di chiusura e poi dopo. Come molte volte succede, io mi trovo in una situazione strana, e in questo caso in particolare. Vedo che, certo, diciamo, tutti i vostri discorsi sono molto convincenti, non tutti, ma insomma la gran parte sono convincenti, perché conoscete. Sapete in che modo intervenire sulle cose di cui vi siete occupati fino ad oggi. Io vi ricordo come nasce questa cosa. Questa cosa nasce perché un giorno qualcuno ha deciso che l'articolo 29 non era solo per l'Iese, era per tutti. E nasce solo da quella cosa lì. Quindi nasce da una cosa grossa che poi viene si è modificata e ci siamo arrivati con calma e con metodi traversi, corte costituzionale e così via. Io quello che penso è che in questo momento ci siamo avvolgendo intorno a noi stessi, almeno io lo sento così, proprio perché ci abbiamo vicinissime le elezioni, ormai lo sappiamo, probabilmente saranno a maggio, perché tanto Berlusconi ci deve essere, quindi saranno sicuramente a maggio. Io sono perfettamente d'accordo, è meglio non creare il classico poveraccio che non si riesce a presentare, preferisco che sia presente, questo è il mio punto di vista, no? Però quello che dobbiamo cercare di capire è che a noi in questo momento servirebbe invece uno scatto all'insù, cioè cosa ci serve realmente? Ma è evidente, ci serve che ci sia il referendum propositivo o presenza del voto. Quindi ci serve solo questo. Va bene.
Cioè, oggi noi per avere i diritti dobbiamo avere uno strumento che non c'è. E c'è qualcuno che lo propone. E secondo me andare a dire che siamo d'accordo non è che è una cosa che fa male a nessuno, è semplicemente siamo d'accordo su una cosa che è utile a tutti, e in particolare tutti quelli che non sanno, alcuni lo sapranno, ma altri no, io sono la doppia tessera. La doppia tessera è una radicale normalissima, per i 5 Stelle molto meno. E io sono un doppia tessera 5 Stelle radicale. E come tale mi sto presentando, nel senso che so come girano le cose lì dentro. È vero, ci sono tante difficoltà, è vero, ci sono difficoltà nel fare. C'era la domani, non comunico adesso, probabilmente che sta registrando per Radio Radicale, un incontro sulla comunicazione nel Movimento 5 Stelle, che il Movimento 5 Stelle sta cercando in tutti i modi di non far avvenire, ma domani avverrà. E quindi per questa ragione è estremamente importante. E nello stesso momento ci sono all'interno del Movimento 5 Stelle moltissime persone, moltissima gente che a suo tempo per tutte le nostre battaglie ha sempre votato, tutte le volte che gli è stato chiesto, ha votato al 90%, al 85% a favore di quello che noi vogliamo. E questo dimostra qualcosa, una cosa che non sapete è proprio in questi giorni sta avendo un replisti di tutte le 140.000, 240.000 persone che risultano iscritte al blog e che poi non votano mai. Si è scoperto, e questa è una notizia di pochi giorni fa, che molte di queste persone non ci sono, non sono mai esistite, o si sono messe lì senza avere. Adesso stanno ottenendo dalla gente tramite che cosa? Molto semplicemente copie del certificato della mondezza, copie di tutto ciò che possa mostrare che quelle persone esistono realmente e che quindi potranno votare l'ultima parte del programma. Io credo che in questo momento sia importantissimo fargli sapere che noi esistiamo come necessità di avere il referendum e come necessità di avere il referendum per avere i diritti LGBT, gay o come li vogliamo chiamare. Tutto qui. La cosa che dovete rifletterci, perché secondo me se non lo facciamo adesso, dopo lo facciamo, cioè farlo a giugno, significa solo che non avremo nessuna credibilità. Grazie Claudio. Allora, sono le 19, noi abbiamo visto che le 19 si chiudeva, però penso che ci sia spazio, che sia un etero per un'ulteriore riflessione. No, solo due cose più rapide possibile. La prima proprio al volo, referendum sui diritti, attenzione. Dico solo questo, perché per carità. Ed è un po' quello che... referendum non è un referendum sui diritti, sì, però dire che per carità, però dire che che una strategia può essere fare premio su una legge sul referendum propositivo sulla quale non ho niente in contrario, come ovvio, no? Perché si potrebbe fare un referendum propositivo sui diritti, lì come costituzionalista mi si gela un po' il sangue, ma insomma questo non è un paio di maniche. Ho capito perfettamente, ho detto che un conto è la legge sul referendum propositivo, ma così come attualmente l'articolo 75,2 della Costituzione pone dei limiti molto chiari al referendum abrogativo, così deve essere il referendum propositivo, cioè per ogni tipo di referendum, a mio modo di vedere, perché insomma, poi insomma ognuno pensa come vuole. Seconda cosa, legge civile. Proviamo. Io ero a Fontana di Trevi, non ho bevuto, ma ero uno che non ho invitato, ma non come non ero lì come famiglia con Faresa, ero lì come privato cittadino. Grazie per la tua precisazione. Ero lì, però questo che sto dicendo, allora parlerò anche come in questa risposta parlo anche come ricercatore e non solo come membro del gruppo legale del FEA, tanto poi parlerà Marilena e chiarirà la posizione dell'associazione.
Sulla legge Cirinà, due cose soltanto voglio dire. Usiamola come strumento, come leva per scardinare l'ordinamento, quello che diceva Filomena prima di me. C'è un caso che mi è arrivato sotto gli occhi due giorni fa. La legge Cirinà lascia fuori dai giuridici al codice civile la norma del codice sulla affinità, cioè sul legame di affinità con i parenti del partner. Ci sono casi, c'è un caso che mi è arrivato, che ho visto, in cui un unito vorrebbe ottenere i permessi della 104 per la mamma del compagno, del partner unito civilmente, che non si può occupare della mamma. Non si può fare perché la 104 lo prevede per gli affini, ma solo per i coniugati, perché i parenti dell'altra parte della cosa. Allora, questo è uno dei casi in cui la legge civile non è che si deve portare davanti alla Corte, perché la Corte mi deve spiegare, nero su bianco, qual è il fondamento di legittimità di quel trattamento differenziato. Ed è lì che si annida la nostra possibile vittoria. Cioè, noi dobbiamo metterli con le spalle al muro, tra virgolette, ci devono spiegare, quando ci sono due istituti che hanno 90, cioè al 60% che mancano i figli, ma che sono, lasciando da parte per un attimo la questione dei figli, ma due istituti, che lo dicevi tu prima, quasi identici, si avvicineranno sempre di più, sempre lasciando da parte la questione dei figli, ci spiegassero perché sono due istituti diversi, se il contenuto... Dov'è la ragionevolezza della discriminazione? Perché il nostro ordinamento ammette i trattamenti differenziati se sono ragionevolmente giustificati, nel nostro caso mi devono dire dove. E questo deve essere un caso, per esempio, no? Ma adesso poi basta, lascio la parola e io vi ringrazio ancora. Grazie. Grazie. Raccolgo ovviamente le suggestioni di Rosario, molte erano mie dette ovviamente allo stesso identico modo, sappiamo benissimo che quello che dicevamo prima, l'azione politica è un'azione che va anche a incidere sulla cultura delle persone e quindi anche il fatto di dover trovare anche il coraggio di fare delle azioni politiche che possono essere anche quelle di presentare un testo di legge per una gestazione per altri legali in Italia, che sappiamo benissimo che in questo momento è complicato riuscire ad ottenere, però anche quello è un'azione culturale, perché abbiamo sentito parlare di questo tema in maniera allucinante durante il periodo della legge. La gente ha bisogno di conoscere le cose e siamo noi che dobbiamo avere il coraggio di affrontare questi temi in maniera serena e rispettosa, e lo dico noi all'interno della comunità, lo dico appunto con i soggetti della società civile che banalmente non sanno di cosa stiamo parlando, perché ancora la gente fa confusione tra gestazione per altri, tra adozione, tra fecondazione assistita. C'è ancora gente che mi chiede dove ha adottato i miei figli e non mi spiegare che ho fatto la fecondazione assistita in un paese dove realmente ci era consentito e tutto quanto. Quindi è importante fare cultura, è importante questa l'azione politica, fare in modo che purtroppo, così come è successo con la legge sulle unioni civili, la nostra classe politica venga messa con le spalle al muro, venga messa in un angolo dalla società che è veramente più avanti della politica, perché c'è una differenza sostanziale. La gente con cui vivi, accanto a cui passi le giornate, ti ascolta, perché racconti la tua vita e hai la curiosità e anche una situazione così semplice e serena per cui ti ascolta. La politica invece, noi abbiamo visto che più si alza di livello e meno ascolta i cittadini, ma ascoltare proprio banalmente, stare lì veramente ad ascoltare quello che stai chiedendo. Noi entrando nelle scuole con i nostri bambini, voi non voi siamo stati dirompenti, perché la gente è stata costretta a vedere le nostre facce e ascoltare le nostre storie, perché non abbiamo, se omosessuali puoi anche scegliere di non dirlo alla gente, di non condividere con le persone il tuo orientamento, la tua vita, è una scelta che io rispetto e che magari pian piano la visibilità viene fuori durante la tua vita, ma quando decidi di fare un figlio da omosessuale non puoi fare sconti alla tua visibilità, devi necessariamente raccontarti, e sta lì quello che dicevo prima, dove la nostra vita diventa, si trasforma in atto politico, e ci voglio ritornare su questo punto perché poi è collegato alla responsabilità che ognuno di noi,
raccontiamoci, perché sappiamo che assolutamente se la gente ci conosce sa quello che vogliamo e diventa nostra alleata. Le piazze che abbiamo riempite erano piene di maestre, compagni di scuola dei nostri figli, vicini di casa, non solamente dei nostri genitori che ci vogliono bene a prescindere da tutto. Sulle cause pilota, quello che diceva fa Gabriella, non è che noi vogliamo dire che una causa è più importante di un'altra, è chiaro che l'ha spiegato benissimo Enzo, noi abbiamo un'attenzione particolare ai nostri figli perché esistono e quindi cerchiamo di andare a concentrare i nostri sforzi, che sono sforzi di archivisti, sforzi che togliamo alla famiglia, alle nostre attività, alle nostre vite private, su un tema che ci sta ovviamente particolarmente a cuore. Ma io mi ricordo c'è stato un periodo durante la legge che ci venivano accusati di stare difendendo il diritto alla genitorialità, come se fosse una cosa aberrante. Ma io rivendico con forza il desiderio della genitorialità e rivendico con forza il diritto di non omosessuali a poter accedere a tutte le strade a cui accedono gli eterosessuali per poter diventare genitori. Io voglio poter scegliere ed è un mio diritto, non mi nascondo dietro questo, quindi ben venga le proposte che abbiamo sentito oggi e che se possiamo portare avanti insieme siamo assolutamente disponibilissimi a farlo. Lavoriamo insieme in sinergia, perché ormai quello che c'è stato dimostrato dalla storia è che se camminiamo da soli non arriviamo da nessuna parte. Chi mi conosce sa che assolutamente la condivisione è fondamentale per camminare insieme, avere insieme degli obiettivi che non sono solo miei perché sono genitore, ma come diciamo sempre, i nostri figli sono figli di tutti, perché poi domani la storia va avanti. Quindi grazie per questo momento. Grazie a te. Questo discorso, le coppie omosessuali che sono arrivate in tribunale trovavano un ambiente abbastanza così, come dire, sospettoso, che guardate, e invece poi, dopo, insomma, quando sono andata via, tutti mi hanno detto nella segreteria, dice, ma effettivamente sono state persone particolari, anzi molto, come dire, molto spontanee, molto... quindi voglio dire, farsi conoscere, uscire allo scoperto, farsi vedere come si può essere mamma, anche diciamo due mamme, un bambino può avere due mamme o due papà, questo è molto importante, perché se la gente ti vede capisce, se invece insomma ti tieni fuori non capiranno mai. Beh, io ho poco da aggiungere, conoscete le battaglie che portiamo avanti come associazione di Corruscioni, siamo tutti qui e vengono le battaglie comuni, la corretta informazione, perché non c'è differenza tra il bimbo di una coppia etero e il bimbo di una coppia dello stesso sesso. La conoscibilità fa capire che la differenza non c'è soltanto nella mente delle persone che vogliono vedere le differenze, non nel bambino, ma nella coppia che l'ha avuto. Noi qui parliamo di diritti all'amore, forse, diritti che noi dobbiamo far vivere, e appunto, come dicevi tu, Marilena, la società, le persone che ci sono vicine, hanno un altro concetto dei temi di cui noi parliamo. Io per anni ho assistito alle coppie che si rivolgevano, le mogli a un bambino perché non lo potevano avere, c'era l'aiuto della medicina. A volte nemmeno nella propria famiglia e si conosceva il percorso che quella madre stava facendo. All'inizio parlavamo di coppie in forma anonima, oggi le coppie rivendicano la loro vittoria. All'ultimo congresso dell'associazione Luca Coscioni, io sono stata orgogliosa, felice di vedere quei video di coppie che dicevano: noi abbiamo vinto la nostra battaglia, abbiamo fatto vivere i nostri diritti, il futuro per noi è Martina, che non ci sarebbe mai stata se non avessi vinto la mia battaglia, per affermare i miei diritti ad accedere a delle tecniche mediche che mi hanno consentito di avere un bambino senza incorrere una gravidanza in quel caso. E quindi cambia anche il modo di vedere le battaglie. Siamo in un'epoca in cui dobbiamo far vivere i nostri diritti, perché altrimenti li perdiamo. Abbiamo, appunto, io facevo riferimento, anche il collega faceva riferimento a carte fondamentali scritte da persone
persone che venivano da epoche particolari, perché i diritti non ci piovono addosso così all'improvviso. Io oggi stavo leggendo un articolo e sono tornata indietro nel tempo quando ho visitato un campo di concentramento vicino a Berlino e stavo scrivendo una parte di un lavoro che dovrò presentare a breve e ho declinato il concetto di dignità nelle nostre costituzioni, dove noi trovavamo libertà, uguaglianza, fraternità, che partivano dalla Costituzione francese, dalle prime forme di costituzioni, poi all'improvviso è uscito il concetto di dignità. Ma perché? Quel concetto è diventato un concetto prepotente che ha illuminato le altre basi dei diritti, perché dal 48-49 nella Costituzione italiana e nella Costituzione tedesca abbiamo trovato l'inserimento ai primi articoli del concetto di dignità della persona, che completa il principio di uguaglianza, che completa tutti gli altri diritti fondamentali, no? Perché eravamo usciti dall'epoca fascista, da un'epoca che tutti vorremmo dimenticare, e io quelle volte che sono stata in quel campo di concentramento mi raccontavano una storia che avevo studiata e io sentivo l'odore di quella dolore, di quel completo annullamento della dignità e di tutti i diritti fondamentali. E allora, beh, i diritti non ci piovono addosso, sono sempre l'esito di un cambiamento culturale, di battaglie che vengono fatte, ma forse in questo momento abbiamo un ruolo importante, affermare dei diritti importantissimi per l'esercizio delle nostre libertà. Far finta di niente, girarci dall'altra parte è l'unico atteggiamento che dobbiamo scongiurare nelle battaglie si fanno mettendoci la faccia nel momento in cui avviene anche quel cambiamento, ve l'ho detto sulla fecondazione che è avvenuto. Quindi sarei contenta di rivederci a piccoli step con altri piccoli risultati ottenuti. Sappiamo che dobbiamo andare per gradi, la legge sulle unioni civili per fortuna non c'è, prima non c'era, va migliorata, va ampliata, abbiamo gli strumenti, abbiamo la voglia e la forza politicamente anche di voler portare avanti le nostre idee, incamminiamoci. Bene, allora io ringrazio il signor Vella perché tra l'altro poi ha incluso tutto l'incontro del pomeriggio anche in modo di prospettiva, che mi sembra molto interessante per noi. Non entro di nuovo nel merito, voglio però solo accogliere questa proposta, che però era già nella nostra testa, il segretario mi correggerà se sbaglio, di fare un gruppo di lavoro specifico su queste cause che vogliamo puntare. Poi liberi tutti di farle, non farle, no? Sta alla nostra sensibilità e alla nostra attenzione e all'opportunità generale di aprire o chiudere il gruppo di lavoro. Cioè io non immagino una cosa chiusa, sono pessimista sulle possibilità di lavorare insieme a certe persone, questo sì, sono molto pessimista, cioè io non vedo tutta questa unità di intenti, però bisogna sempre insistere, bisogna sempre proporre, bisogna dare presenza. Anche perché voglio evitare di consigliarti per forza, però diciamo così ragioniamo insieme e questo potrebbe essere l'avvio, un gruppo di lavoro che ci consente di chiarirci ulteriormente le idee e verificare. Grazie per aver partecipato a tutti e da domani al congresso della Sud.